5 gruppi di tuffi dal trampolino, quindi si bissa su uno dei gruppi. Molti bissano sugli avvitamenti che consentono di tenere alto il coefficiente, ovviamente. Non gli azzurri, che invece ripetono e seguono due volte un tuffo avanti, il triplo e mezzo e il quadruplo e mezzo. Questo perché, in particolare per Giovanni Tocci, il suo triplo e mezzo avanti è un tuffo che non ha nulla da invidiare a un quadruplo e mezzo anche in termini di punteggio. Sì, diciamo che nelle rotazioni è difficile bissare perché bisognerebbe fare il triplo e mezzo e il quadruplo e mezzo, ma il triplo e mezzo avanti porta magari un pochino di meno. Negli avvitamenti c'è la possibilità di fare avvitamento avanti, avvitamento indietro, avvitamento rovesciato, e quindi è più facile bissare proprio perché c'è una maggiore possibilità di scelta. 8 su 12 eseguono il quadruplo salto mortale mezzo avanti raggruppato, praticamente tutti meno Ekdal, Svezia, Sheshute, Kabadia e Konovalov. I due britannici, Lowe e Holden, eseguono anche il doppio e mezzo avanti carpiato con 3 avvitamenti e il triplo e mezzo indietro. Questo fa sì che abbiano un coefficiente globale di 21.6, che fa una media di 3.6 a tuffo. Numeri pazzeschi. Hanno i due britannici 1.4 in più di Marsaglia e 1.9 in più di Tocci a livello di coefficiente globale, ma non sempre coefficienti alti sono sinonimo di risultato. Si comincia, David Ekdal, Svezia, doppio e mezzo indietro carpiato, coefficiente 3, lui in assoluto ha il programma più semplice, tutti doppio e mezzo, poi il triplo e mezzo avanti e il doppio con doppio. Eh sì, lui, peccato per questo tuffo perché bisogna sfruttare l'altezza, soprattutto su questi tuffi un pochino più semplici, e rosicchiare qualche punto. Lui parte anche molto bene, peccato nella parte finale, guardate, molto alto, gambe leggermente piegate, purtroppo il tuffo finisce molto abbondante, piedi aperti e sporchi. 52,50 per Ekdal. E adesso il più navigato dei 12 finalisti, Andrei Sheshutek, pensate, 13esima volta all'europeo in gara da 3 metri. Questa per lui è la 6ª finale. È stato 3 volte ottavo nel 2013, 2018, 2021. Comincia con il triplo e mezzo avanti carpiato. Inizia molto bene, era abbastanza semplice per lui questo triplo e mezzo avanti carpiato. Sfrutta molto bene il fatto che il coefficiente era leggermente più facile, arriva leggermente in avanti come parabola, però lo porta molto bene, inizia bene, non sarà un grande parziale. 66,65, un punto e mezzo in più rispetto all'eliminatoria. E adesso Timo Bartel, triplo e mezzo ritornato da gruppati, i tedeschi hanno perso per strada Moritz Wesemann, che le finali da tre non vuole proprio farle. Al mondiale, dopo essere stato quinto in semifinale, venne messo KO dal Covid, da una positività. In questo caso è stato lui da solo a mettersi KO con una eliminatoria inguardabile. Lui che aveva tuffi da primissimi posti, poteva anche ambire ad una medaglia. Triplo e mezzo ritornato raggruppato di Bartel, che aveva sbagliato al mattino, non sbaglia al pomeriggio. Sì, questa mattina aveva combinato un mezzo disastro, è stata tutta una rincorsa per entrare in questa finale. Qui inizia la grande, lui è veramente da tenere sott'occhio perché è molto bravo e molto attento, e se inizia così 71 punti sarà veramente tosta. Va in testa davanti a Sheshutek e Ekdal, adesso Adrian Abadia. Doppio mezzo ritornato carpiato. Studia, si allena alla Louisiana State, a Baton Rouge, Stati Uniti, è compagno di Ateneo di Chiara Pellacani. Ci è stato detto che in questo suo primo anno negli Stati Uniti ha avuto qualche problema di ambientamento, e questo ha avuto le sue ripercussioni anche nella sfera sportiva, non essendo stato capace di ripetere le prestazioni passate, però in finale è entrato. Doppio mezzo ritornato carpiato. Beh, però sicuramente è più attivo e più caldo. Ricordiamo che solitamente gli atleti la mattina fanno un punteggio che poi cercano di superarsi al pomeriggio. In questo caso anche la spinta è molto più verticale, sembra molto più caldo, molto più deciso, e nella parte finale trova anche una buona entrata. Per Abadia 58.50. Adesso ancora Spagna, Alberto Arevalo, altro doppio e mezzo ritornato carpiato per il fisioterapista. Ecco che si libera della pelle di daino che serve per asciugarsi. Ti dico una cosa, nel suo libro Tuffi per tutti, Klaus Di Biasi scrive che c'è uno studio canadese secondo il quale un corpo bagnato al momento dell'ingresso in acqua solleva più schizzi di un corpo asciutto, un motivo in più per usare la pelle di daino che serve proprio per asciugarsi. Ma è così?
Dovrei riprovare perché a me non veniva molto bene. Doppio mezzo ritornato Carpiato, esagera Revalo. Sì, è stata una buona partenza della parte finale, non trova la verticale corretta, il tuffo va molto abbondante. Sì, la pelle d'aino è molto importante, soprattutto perché gli atleti devono prendere molto bene le gambe, soprattutto sulle rotazioni. La tua prima pelle di daino aveva una caratteristica. La mia prima era firmata da Giorgio Cagnotto e per me, bambino a 7-8 anni, era la cosa più bella che si potesse avere in quel momento. E spero oggi che possano fare di nuovo questi piccoli, personalizzarli, perché per i ragazzi sono piccole cose ma molto importanti. Intanto a Revalo 54 punti, tocca a Danilo Konovalov, Ucraina, doppio mezzo indietro Carpiato. Lui è l'unico, mi sembra, sì, a eseguire nelle prime due serie i due tuffi con rotazione indietro. No, lui ed Ekdal, pardon. Che errore subito, non mi sarei aspettato un'apertura del genere. Può capitare di partire magari non perfettamente, lui tira molto con le spalle, il problema è che apre molto presto, in questo momento se ne accorge, tira molto con le spalle, si piegano anche le gambe nella fase di entrata e viene penalizzato giustamente. 40,50 per Konovalov. Adesso Jordan Hulden, doppio mezzo avanti Carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. È uno dei due debuttanti europei in questa finale, l'altro è proprio Konovalov. Poi anche Bartel, che non è al debutto in un europeo, ma lo è in una gara da tre. Questo può essere un concorrente da medaglia. Quanta elevazione a questa atleta, che spinta, è riuscito anche a trovare un buon tempismo sulla tavola al pari del suo compagno Jack Law. In questo caso, guardate, supera tranquillamente la piattaforma dei 5 metri che vedete dietro, finisce l'avvitamento sopra i 5 metri, deve solo controllare il tuffo, veramente un atleta potentissimo. E i punti sono 76,50. Stesso bottino dell'eliminatoria per Holden, che nei primi tre tuffi aveva ottenuto 225 punti, nella seconda metà dal quarto al sesto 139, quindi 85 punti in meno. Facile dire che se si mantiene sul livello della prima metà, dal podio non lo scosti. Guillaume Dutoit, doppio mezzo indietro Carpiato, coefficiente 3, Svizzera. Sì, è stato bravo e questa mattina anche lo aveva eseguito molto bene, evidentemente è un tuffo per lui abbastanza consono, leggermente lontano come parabola, però ricordiamo questo è il tuffo che forse crea un po' più di problemi a tutti gli atleti, a perlomeno quelli che fanno il doppio e mezzo, poi chi fa il doppio e mezzo è un'altra storia. 63 punti per Dutoit, gli stessi dell'eliminatoria. Ancora Svizzera, Jonathan Sukov, doppio mezzo ritornato Carpiato, coefficiente 3. Sesta volta per lui all'Europeo nella gara da 3 e seconda finale dopo quella del 2019, era entrato come 12esimo, si classifica poi 7esimo. Sì, non è stato male, però è un atleta che evidentemente non è al massimo della forma perché non riesce mai a trovare la verticale perfetta. E poi con tanti tripli e mezzo rovesciati, un doppio e mezzo, insomma non troverà mai il gradimento assoluto della giuria, che tende comunque consapevolmente a premiare la difficoltà. Comunque 64,50 punti, non male per Sukov. L'applauso accoglie il primo dei due italiani, Lorenzo Marsaglia, che comincia con un triplo salto mortale mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. Quarta partecipazione, quarta finale per lui da 3 all'Europeo. Sesto nel 2018, ottavo nel 2019 dove fu secondo in eliminatoria e decimo lo scorso anno a Budapest. Sempre finale. Thank you.
Sì, un buonissimo inizio per Lorenzo. Benissimo Lorenzo, ogni passo era cadenzato al momento giusto, col tempo giusto, arriva perfettamente in punta proprio dove lui vuole arrivare. Questo è anche di buon auspicio per i prossimi tuffi. Questo era sicuramente uno dei più facili, ma iniziare così è ottimo, bravo Lorenzo. 69,75 per Marsaglia, che si mette nella scia di Hulden e di Barthel. Dunque, terzo posto per ora, Jack Lowe, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. È pazzesco, questo è il tuffo assieme al triple mezzo ritornato a più basso coefficiente di difficoltà della sua gara. Ma infatti per lui la difficoltà è quella proprio bloccarlo e cercare di non andare oltre la verticale. Lui eseguirà questo tuffo con un avvitamento in più anche. E sarà un tuffo da 3,9. Non benissimo al mattino. E vedete, proprio questo è tra virgolette il suo problema, che ha solamente lui, perché ne ha talmente tanto di rotazione e di spinta che nel momento in cui va a spingere ha talmente tanto spazio che non riesce a bloccare la rotazione. Questo vedete leggermente sporcato, peccato. 76,50, stesso punteggio di Hulden, guidano i due britannici. È già sul trampolino Giovanni Tocci. Anche per lui, come per Lorenzo Marsaglia, triplo e mezzo avanti carpiato. Sesta finale per lui da tre. È stato sesto nel 2016 e nel 2017. Nel 2016 con il suo punteggio più alto in un europeo, 432. Stamattina molto bene in eliminatoria, 413. Attenzione al suo triplo e mezzo avanti carpiato. Questo è Giovanni Tocci, qui andiamo a caccia dei 79,05. Speriamo sia così, è stato molto bravo, peccato solo il tempismo sulla tavola non è stato perfetto. Poi per il resto ottima la carpiatura e bellissima l'entrata in acqua, bravo Giovanni, ed è un grande inizio per i nostri. 74,40, dovevano entrare un paio di 8,5 in più per portare a 79,05, ma va bene così, Tocci è terzo. Andrei Szczucek, Polonia, triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato prima di lui, disastro di Ekdal con il doppio e mezzo rovesciato. Sì, abbiamo visto un ottimo triplo e mezzo ritornato, non è stato magari particolarmente brillante tecnicamente, quindi l'atleta fa un po' di fatica a portarlo verticale, però è molto bravo perché aspetta l'ultimo momento, vedete in questo momento proprio stende le gambe all'ultimo momento e trova una buona verticale. Sono 68 punti, sono 12 in più rispetto all'eliminatoria. E adesso colui che era il più vicino di tutti al nostro Giovanni Tocci, vale a dire Timo Barthel, il quarto della classifica, che esegue il doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. E questo sarà il tuffo poi di Tocci e di Marsaglia. Coefficiente 3,4. Ma peccato della parte finale, perché per quanto riguarda la rincorsa mi era sembrata molto buona, molto alto, ecco, gli è mancata proprio nella parte finale la determinazione nel prendere le mani e rimanere duro. Qui vedete doppio avvitamento, controlla, in questo momento qualcosa non è andato. È 62,90, la presa di tavola era stata perfetta proprio, un paio di centimetri prima della punta del trampolino, aveva sfruttato al massimo l'elasticità della tavola, però poi in fase di ultimazione del tuffo qualcosa non ha funzionato. Abadia, Spagna, anche per lui doppio mezzo indietro, avanti, pardon, carpiato con due avvitamenti. È una rotazione di avvitamenti. La posizione delle braccia negli avvitamenti, un braccio dietro la nuca e uno sull'addome, oppure entrambe le braccia raccolte sul petto. Sì, non c'è una regola fissa. Tu ad esempio, ma me lo dici dopo il tuffo di Abadia, che è abbondante. Ecco, tu devi... Ma io, la scuola italiana insegna questo, un abbraccio al petto e uno dietro la nuca. Chi viene dalla ginnastica solitamente le porta al petto. Bisogna dire una piccola differenza, tenendole tutti e due al petto si abbassa leggermente il baricentro e quindi magari sui tuffi con le rotazioni è un pochino più facile. Tenendole dietro la nuca si è leggermente più alti e magari si prediligono gli avvitamenti rispetto ai salti mortali. 59,50 per Abadia e adesso a Revalo, sempre con il doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato.
anche lui, come il suo compagno spagnolo, più o meno lo stesso errore, soprattutto nella parte finale. Applaude giustamente Donald Miranda, ma non è del tutto soddisfatto, perché con questa spinta, con questa altezza e questa elevazione, l'atleta avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa di meglio. Vedete, il braccio non è propriamente dietro la nuca e la posizione non è del tutto tesa. 59,50 per Arevalo. Meglio Abadia in questo inizio di gara fra i due spagnoli, ma siamo su numeri abbastanza modesti per quel che riguarda il punteggio. Konovalov, triplo salto mortale e mezzo, rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5. Carino che è partito malissimo con 40,50 punti. Molto bravo a recuperare un tuffo che stava andando praticamente lontanissimo, senza controllo. Fa veramente un numero spettacolare. Vedete, in questo momento le ginocchia spingono in avanti, l'atleta non prende la verticale giusta, però guardate com'è bravo, aspetta l'ultimo momento, stende le gambe verso il cielo e trova una verticale. 68,25 per Konovalov, sono 28 punti in più rispetto al primo tuffo. E adesso Jordan Holden, Gran Bretagna, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4, era in testa alla classifica assieme ovviamente a Jack Law. Peccato perché vedere questo atleta eseguire un triplo e mezzo ritornato con questa velocità, con questa capacità, non è da tutti i giorni. Guardate, finisce il triplo e mezzo praticamente sopra il trampolino, poi purtroppo non ha la stessa attenzione nella parte finale, il tuffo rimane leggermente abbondante. 61,20, non sono molti punti per Holden, se il suo obiettivo è quello di dare la caccia magari alla medaglia di metallo più pregiato. Dutoit, Svizzera, triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,1. Sul 2022 è stato impreziosito dalla finale mondiale con un ottimo ottavo posto, quarto europeo dopo Jack Law che è stato argento, e poi Jandar e Bouillet, i due francesi che non sono presenti, Jandar per infortunio e Bouillet perché ne ha combinate di cotte e di crude in eliminatoria. E come al solito ci ha abituato a una presa di tavola non perfetta, cioè dal punto di vista della posizione di piedi era sicuramente ottimale, ma dal punto di vista del sonoro c'è stata qualche imprecisione. Vedete, la tavola sale mentre l'atleta scende, poi per il resto lui è molto veloce, rapido, guardate, stende, si apre e è ancora a 3 metri, quindi un buon controllo nella parte finale. 68,25 per Dutoit, quarto posto per il momento. Buone, buonissime notizie, la gara è ancora lunga per carità, ma andiamo a rivedere il secondo tuffo di Lorenzo Marsaglia e di Giovanni Tocci. È un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Questo è Lorenzo. Corsa, presalto e via. È stato un grandissimo tuffo, bravo Lorenzo, leggermente avanti come parabola, però ottima l'entrata in acqua, evidentemente ha delle buone sensazioni ed è quello che ci fa più piacere in questo momento. Ottimo tuffo, bravo. Un tuffo da, lo vedremo, 73,10 punti. E dunque un terzo di gara a Marsaglia, si ritrova con 142 punti. Avete visto il controllo, soprattutto nella parte finale. Adesso andiamo a Giovanni Tocci, stesso tuffo, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, dunque 3,4 il coefficiente. Doppio salto mortale mezzo avanti con due avvitamenti carpiato. Doppio salto mortale mezzo avanti di un avvitamento carpiato. E questa è poesia,
Ottimo Giovanni, bravo, è questo quello che serviva, ha fatto un ottimo presalto, una spinta elevatissima e quando ha queste condizioni Giovanni non ce n'è per nessuno, una leggera sporcatura forse nella parte finale dell'affidamento, però che entrata pazzesca. 81,60, meglio di lui soltanto Jack Law, qui si sta decidendo la lotta per le medaglie, adesso c'è Hulden, uno degli avversari degli azzurri. Tocci secondo, Marsaglia terzo dopo due serie di tuffi, nel frattempo però si è rimesso in corsa e come il britannico Hulden che era alle loro spalle con un ottimo triplo e mezzo rovesciato. Adesso Marsaglia per affiancare Hulden dovrà fare 79 punti e sono tantini anche perché il doppio e mezzo indietro carpiato è da coefficiente 3, quindi qui si gioca in difesa, si tratta di non perdere troppo terreno in attesa poi di ricambiare marcia. Che bel doppio mezzo indietro Lorenzo. Va bene Lorenzo, ha giocato in difesa ma neanche troppo perché ce l'ha messa tutta fin dall'inizio, è rimasto fermo e non gli bastano i suoi 60 punti, vuole andare oltre ed è quello che deve tentare fin dall'inizio e speriamo poi nei prossimi. 67,50, i punti di ritardo da Hulden sono 11,35, ma il britannico nella seconda metà di gara al mattino ha combinato di tutto, quindi andrà valutato. E comunque restiamo in zona medaglia. Adesso è il momento di Jack Law. Triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4. Un inizio di gara notevolissimo il suo, ma nulla di sorprendente. Deve fare 61 punti per confermarsi al primo posto. Ha vinto l'oro una volta all'europeo. Un oro e un argento per lui, da 3, 2018-2016. E qui sbaglia però e riapre forse il discorso per il primato addirittura. Sicuramente ha fatto una partenza stratosferica, aveva tantissimo spazio e non riesco a capacitarmi di questi errori. Guardate quanto spazio, rimane col mento leggermente basso, avrebbe dovuto stendersi leggermente più avanti, invece rimane carpiata e vediamo anche l'esultanza perché giustamente siamo a Roma e tifiamo per i nostri. 49,30, in testa c'è Hulden, secondo Marsaglia, terzo Law e adesso tocca a Giovanni Tocci, doppio mezzo indietro carpiato anche per lui che deve fare 66 punti per andare al comando, ma ne facesse anche 63 andrebbe comunque bene. Intanto non vi abbiamo detto che Timo Bartel, il tedesco, che era un potenziale avversario dei nostri, si è perso per strada. Bene, non perfetto, peccato, non so se il sole che è comparso proprio nel momento della partenza possa aver dato qualche problema a Giovanni, peccato perché era partito molto bene, non è riuscito a finirlo come magari avrebbe voluto, peccato, perde sicuramente qualcosina. 58,50, niente di compromesso, i punti di ritardo da Hulden sono 7,20, Marsaglia terzo, ma Jack Law quarto, mette paura, è però una gara apertissima e... Quello che sorprende forse è il polacco Szczesutek che è molto vicino al quarto posto, dunque a Jack Law staccato di 15 punti. Non lo so se riuscirà a restare attaccato al trenino degli atleti da medaglia, però intanto sta facendo una grande gara anche Szczesutek. A metà di questa finale la classifica la vediamo, vede Hulden davanti a Tocci, Marsaglia e Law. Sì, a Giovanni sono mancati alcuni punti con il doppio mezzo indietro, eseguito meglio da Lorenzo Marsaglia. Adesso la seconda metà di gara prevede per Marsaglia il triplo e mezzo rovesciato, il triplo e mezzo ritornato e il quadruplo e mezzo avanti. Per Tocci doppio e mezzo rovesciato, quadruplo e mezzo avanti, triplo e mezzo ritornato. Come coefficiente ne ha di più Marsaglia. Intanto David Ekdal, Svezia, comincia la quarta serie, triplo e mezzo avanti carpiato. Lui però non ha più nulla da chiedere e da dare a questa gara. È ultimissimo. Segue un ottimo triplo e mezzo avanti, il fatto di essere indietro è perché in un tuffo precedente si è fermato sulla rincorsa e quindi ha avuto la penalità di due punti.
poi il tuffo non l'ha eseguito bene, quindi i voti sono stati veramente bassi. Qui sfrutta al massimo la sua potenza, l'altezza, guardate il controllo e l'entrata in acqua. 63,55 per Ekdal, che comunque ha riportato la Svezia in una finale europea da 3. Adesso Andrei Shešutek, triple mezzo rovesciato raggruppato. Ad inizio carriera era più forte dal metro, con addirittura due finali mondiali a Roma e a Shanghai 2009-2011. Poi col passare degli anni meglio dal trampolino più alto. E qui però ne ha fin troppo. Sì, qui questa mattina, se non sbaglio, era stato anche molto bravo perché era riuscito comunque a trovare una buona verticale. Qui, per quanto la rincorsa era abbastanza buona, nella parte finale il tuffo finisce molto molto abbondante. E finiscono anche le speranze di medaglia di Shešutek, 40,25 per il polacco. Adesso Timo Bartel, doppio mezzo indietro carpiato, lui ha sbagliato completamente il quadruplo e mezzo avanti che faceva parte del suo programma nella terza serie. Doppio mezzo indietro che gli ha creato già parecchi problemi in eliminatoria quando ha ottenuto 40,50. Bartel che è decimo in classifica. Sicuramente un po' scarico a causa dell'errore fatto in precedenza. Questi sono atleti che giustamente puntano e sanno di poter valere la medaglia nel momento in cui svanisce il sogno, magari sono leggermente scarichi, gambe leggermente piegate durante la rotazione, ma soprattutto nella fase finale non c'è controllo, le punte di piedi sbattono leggermente sul pelo dell'acqua. 221,30, non è giornata per i tedeschi dal trampolino 3 metri. Adesso Adrian Abadia, doppio mezzo indietro carpiato anche per lui. 58 punti e mezzo in eliminatoria. C'era già all'Europeo 2019, ma non entrò in finale, finì 18esimo. Peccato nell'entrata, perché ho visto questo atleta cambiare proprio atteggiamento tra l'eliminatoria e la finale. Se questa mattina era leggermente più scarico, qui sta cercando di eseguire i movimenti corretti, le posizioni giuste. E peccato solo qui nella parte finale, gambe leggermente piegate e il tuffo finisce appunto abbondante di pancia. In 51 i punti per Abadi. Arevalo, Spagna, ha eseguito il triplo salto mortale mezzo indietro raggruppato, lui è l'unico assieme ai britannici ad eseguirlo. Lo eseguiva anche Lorenzo Marsaglia, all'Europea del 2019 non l'ha nemmeno eseguito male, 65 punti, aspetta adesso non vorrei aver dato un punteggio troppo alto, sì 65 punti all'Europea 2019, poi lo ha accantonato, non so se definitivamente, forse no. Lui nel suo programma ha fatto anche il doppio contriplo da 3.9, quindi li ha provati un po' tutti e poi bisogna assemblare la combinazione perfetta. Konovalova, Ucraina, doppio mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,4. Intanto per Alevolo i punti erano stati 50 con il doppio mezzo indietro. Un buon doppio con doppio, era però non tanto nelle prime posizioni. La sua parabola è molto molto lontana, questo è un tuffo abbastanza semplice da eseguire in questa competizione. Bisogna cercare la verticale, bisogna essere dritti e bisogna essere, diciamo, non dico vicini al trampolino, però non sfruttare la distanza. 71,40 per l'ucraino e adesso tocca a Jordan Holden. Doppio mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti, coefficiente 3,9. C'era lui al comando della classifica a metà gara. 221 punti, erano stati 224 in eliminatoria, poi erano cominciati i problemi. Ma questa è una finale e quantomeno limita i danni. Sì, diciamo che c'è stata una piccola incertezza nella parte finale perché avrebbe dovuto attendere i tre avvitamenti e poi andare a carpiare e cercare l'entrata. Lui anticipa leggermente l'apertura, quindi si stava quasi per avvitare in questo momento e nella fase finale un pochino rimane ancora avvitato. Se vedete quei quattro è proprio per questo motivo. 68,25, diciamo che non era un match point, però poteva
indirizzare a suo favore questa finale, non l'ha fatto perché tiene comunque aperte le porte anche agli avversari. 68 punti, adesso tocca a Guillaume Dutoit, triplo e mezzo ritornato raggruppato, lo ha inserito per questa finale, in eliminatoria aveva portato il doppio e mezzo carpiato ottenendo 61 punti,50, adesso andremo a vedere se ne è valsa la pena. È stato molto bravo, molto attento, sapeva che doveva fare un buon tuffo perché era lì lì, poi con l'errore appunto del polacco dovrebbe tranquillamente superarlo. Sicuramente scavalca Szczęsutek, 69,70, lo scavalca di parecchio, di più di 20 punti, e Dutoit comunque va a caccia del miglior risultato di sempre in questa gara all'europeo e magari chissà. In caso di regali altrui, Jonathan Sukov, doppio mezzo rovesciato carpiato, coefficiente 3. Dutoit porta il triplo e mezzo rovesciato, Sukov no, si ferma a due salti mortali e mezzo in posizione carpiata. E qui era, già questa mattina lo aveva eseguito tirando un po' con le spalle, leggermente vicino, troppo verticale. Anche in questo caso, vedete, l'atleta arriva indietro, qua tira molto con le spalle, guardate, nel momento in cui passa con le braccia non è poi così lontano dalla punta della tavola e questo non deve accadere. In questo caso anche il tuffo era molto abbondante. 40,50 per Sukov. Il momento di Lorenzo Marsaglia, triplo salto mortale mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5. 64,75 punti al mattino. Holden è distante 80 punti. Rincorsa e rotazione indietro per Lorenzo. Fa la grandissima al rovesciato, bravissimo, e si iscrive a tutti gli effetti alla corsa per le medaglie. È stato impeccabile, si è messo lì, si è concentrato, ha aspettato. 84 è in testa Marsaglia, scavalca Holden. 8, bellissimo, 8, bravo, ha preso 8, tutta la spinta, guardate, 1, 2, 3 salti mortali, apertura e un'entrata. Non so se esista il tuffo della vita, se esiste questo ci va vicino. Sì, Lorenzo doveva farlo così, adesso concentrati sul prossimo. Intanto Jack Law, chissà se avvertirà un po' di pressione dopo il tuffone di Lorenzo. Triplo e mezzo indietro raggruppato, fra l'altro. Il tuffo che gli è costato l'oro mondiale a Guangzhou. Aveva un vantaggio enorme sui cinesi, 30 punti, il primo posto è diventato terzo. Poi però questo accadeva 3 anni fa, nel frattempo lo ha fatto più di una volta bene, se non benissimo, attenzione. Deve fare 85 punti per andare davanti a Lorenzo. Non, forse non sono 85, no, probabilmente però, no. È lì, però lì. Sicuramente non sbaglia, è attento e non fa grossi errori. Poi lui, anche lui conclude con due grandissimi tuffi, quindi vabbè, Jack Law non è una novità. 79,20, mantiene 4,40 punti di vantaggio, o meglio aumenta il vantaggio di Marsaglia su... No, sono 5,35 perché a 4,40 c'è Holden, Law è terzo ma sono tutti vicinissimi. Adesso deve rispondere Giovanni Tocci, doppio e mezzo rovesciato carpiato, lui non se l'è sentita di inserire il triplo e mezzo rovesciato. Dovrebbe fare anche lui 80 punti e con un tuffo da coefficiente 3 onestamente è chiedergli troppo. Però deve restare il più possibile attaccato al trenino che lotta per le medaglie. Che vuol dire Marsaglia, Law, Holden. Un
purtroppo ne aveva troppe. E che Giovanni peccato. Esce probabilmente. Peccato perché per come era in questo momento, per la presa di tavola, la spinta, probabilmente il triple mezzo rovesciato poteva anche eseguirlo. Certo, sono scelte che avvengono nell'arco di poche ore tra l'eliminatoria e la finale, evidentemente. Guardate l'eleganza, la carpiatura stretta, poi però va abbondante. Sì, peccato. Il parziale è basso, ovviamente, 36 punti, scivola al quinto posto con Marsaglia però che guida davanti a Hulden e Jack Law. Qui si fanno i giochi per le medaglie. È il momento di Arevalo, Spagna, triple mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5. Mancano due tuffi alla conclusione della gara e Lorenzo Marsaglia è davanti a Hulden e a Law, i due britannici, con Dutoit quarto e Giovanni Tocci quinto. Gli ultimi due tuffi di Lorenzo Marsaglia saranno il triplo e mezzo ritornato e il quadruplo e mezzo avanti che ha inserito per questa finale. Per quel che riguarda Jack Law, quadruplo e mezzo avanti, doppio con triplo, tuffi che ha sbagliato o comunque sporcato in eliminatoria. E non è la prima volta, perché ai giochi del Commonwealth Jack Law, che poi è l'ultima gara importante, ha accusato da tre dei problemi, perché alla l'eliminatoria è entrato come undicesimo. Ai giochi del Commonwealth non è che ci siano 50 atleti da finale, è entrato come undicesimo anche con 1-0 nel doppio con doppio, poi in finale si è visto scavalcare da due connazionali, Goodfellow e appunto Hulden, e lì ha sbagliato proprio il quadruplo e mezzo avanti. Ha sistemato il triplo e mezzo indietro che gli aveva creato problemi in passato, come se la coperta fosse improvvisamente corta. Sistemi un tuffo e ti crea problemi un altro tuffo. Sì, diciamo che quando ha sbagliato il triplo e mezzo indietro, se non sbaglio, era l'ultimo tuffo che aveva messo, quindi è come se lui arrivasse al quinto barra sesto tuffo con poca benzina, quindi a seconda di come li mette magari arriva leggermente scarico. Konovalov, triplo e mezzo avanti carpiato da 66,65, e adesso è il momento di Jordan Hulden, triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,6, 52 punti al mattino. Intanto Konovalov guida la classifica e va verso un più che apprezzabile piazzamento. È ottimo il triplo e mezzo indietro di Hulden. Non era affatto scontato lo facesse così, perché è un tuffo veramente molto complicato, rimanere fermi, cercare la rotazione giusta. È stato molto molto attento, forse leggermente lontano e non propriamente duro, però è stato un buon tuffo. 70,20, 3,60 per lui. Tocca agli svizzeri prima di Marsaglia, e Marsaglia dovrà fare 66 punti per stare davanti a Hulden. Prima Guillaume Dutoit, triple e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,5, era quarto in classifica. Qui forse sporca un pochino di più rispetto ai tuffi precedenti, prende abbastanza bene la tavola, sì, sorride l'allenatore, però non è proprio soddisfatto, perché una volta che il tuffo è stato fatto così, spinto, gira, l'apertura è anche abbastanza corretta, poi rovinarlo purtroppo proprio nella parte finale è un peccato. 50,75 per Dutoit, che viene avvicinato parecchio da Konovalov. Adesso Jonathan Sukov, uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5. Nel gioco degli avvitamenti lui fa una scelta con il rovesciato e tre avvitamenti e mezzo, che fa di lui l'unico in questa gara ad eseguire questo tuffo, che porta un coefficiente alto e che presuppone un'affinità particolare con gli avvitamenti. Direi che la scelta ha pagato. Sì, veramente bravo, è rimasto leggermente indietro sulla spinta del presalto, rimane impassibile, porta
comunque il tuffo altissimo, si perde leggermente le punte di piedi, sono tre avvitamenti e mezzo, quindi purtroppo spesso capita, poi le recupera e fa un'ottima entrata. 78,75 i punti per Sukhov, che avvicina di tantissimo il proprio connazionale di U2A, erano distanti in un poco i due fino a questo tuffo. Lorenzo Marsaglia, triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato, coefficiente 3,4. Triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato. E viaggiamo forte, grande, verso qualcosa di importante. Grande Lorenzo, lui fa il triplo e mezzo, è tornato meglio degli altri. 81,60, i punti di vantaggio su Holden sono quasi 16. E qui mette pressione anche a Jack Law, che è lì sul trampolino. Grandissima partenza, rapidissimo, l'abbiamo detto, lui è veramente veloce nelle rotazioni raggruppate. Guardate che entrata. 375 con 5 tuffi. Vuol dire avere nel mirino i 450. Adesso andiamo a vedere cosa combina Jack Law, che deve fare 87 punti. Il suo quinto tuffo è il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Per carità, si possono fare. Lo stesso Marsaglia ne ha fatti più di 90 di recente con il quadruplo e mezzo avanti. No! Butta via la gara! Jack Law! E questo è quello che sospettavamo, arriva molto scarico proprio alla fine. E qui, ragazzi, chi ne ha di più ne metta. Lorenzo ha dato il massimo con 81 punti, lui nel momento più difficile evidentemente non riesce a dargli. Stiamo parlando di Jack Law, non stiamo parlando di un atleta con poca esperienza. 39,90, 47 punti di ritardo da Marsaglia. Andiamo a vedere adesso Giovanni Tocci, che... intanto esegue il quadruplo e mezzo avanti raggruppato e lui ha 125 punti, vabbè, da Marsaglia ok, però il terzo è Law e ne ha un'ottantina Giovanni Tocci da Jack Law. Sì, diciamo che lui ha fatto lo stesso errore di questa mattina, quindi anche il prossimo tuffo sarà uno scoglio. Giovanni tira fuori un quadruplo e mezzo avanti sui tuoi migliori livelli e allora ne riparliamo. Giovanni, bravissimi, hanno tirato fuori veramente lo spirito giusto. Lorenzo a mantenere la posizione, Giovanni a recuperare. 91,20, è terzo Giovanni Tocci, è terzo e ha 13 punti di vantaggio su Jack Law. Che spettacolo, ragazzi, qua a Roma stiamo facendo veramente dei numeri e soprattutto stanno facendo dei numeri, ci stanno facendo sognare, bravi. Guardate la raggruppatura, ma soprattutto qui che entrata in acqua. Classifica Marsaglia con 15,80 su Holder, l'esultanza di Bertone, 34,25 su Tocci, che a sua volta ha quasi 15 punti su Law. Timo Bartel, Germania, 1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5. Decimo dopo 5 tuffi, mai in gara. Sì, un buon tuffo, non ai livelli, diciamo, delle prime posizioni, sicuramente scarico, era molto scarso, soprattutto nella parte finale. I tre avvitamenti e mezzo sono molto lunghi, però l'atleta alla fine dell'avvitamento deve arrivare dalla posizione tesa alla posizione, dalla posizione carpiata alla posizione tesa. 64,75 per Bartel, chiude a 350,80, che poi non è molto di più della quota di qualificazione. Adrian Abadia, 1,5 rovesciato con 3 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,5.
Peccato nella parte finale leggermente scodato, però penso si possa ritenere abbastanza soddisfatto per come abbia condotto questa gara Badia. Vedete benissimo la spinta, gambe forse leggermente mosce durante la fase di spinta, però è stato sicuramente buona la sua conduzione. 59,50, chiude a 352,10. Adesso a Revalo, l'altro spagnolo, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,4. È chiaro, mancano i russi, manca Schleicher, poi i russi hanno una batteria di giovanissimi atleti non male, manca Weseman per demeriti suoi, manca Jandar per sfortuna perché si è rotto il tendine d'Achille in allenamento dopo un mondiale che l'aveva visto a ridosso del podio, però rimane una gara sensazionale quella dei nostri. A Revalo, triplo e mezzo ritornato raggruppato. Errore anche per lui, peccato perché era partito molto bene, raggruppatura molto stretta, quindi aveva la possibilità sicuramente di trovare la verticale corretta nella parte finale del tuffo. Però andiamo a vedere qui dove è stato fondamentalmente l'errore. Apre un pochino troppo presto e rimane fermo, non riesce a trovare la verticale con la parte inferiore del corpo. Ultimo parziale per lui, 39,10. Adesso Konovalov, doppio mezzo ritornato carpiato. Era sesto dopo 5 tuffi, comunque una gran bella gara la sua. Parliamo di un atleta che si affaccia adesso alle categorie, alla categoria seniores, è stato campione del mondo giovanile l'anno scorso ex aequo con il brasiliano Figueiredo Pereira. Conclude abbastanza bene la sua gara, tuffo come giustamente ricordi tu semplice, quindi finisce la sua gara, praticamente era finita un giro fa, qua è praticamente la sufficienza. Potrebbe essere l'ultima volta che lo vediamo eseguire un doppio mezzo ritornato, in prospettiva è questione di tempo eseguirà il triplo e mezzo ritornato. 58,50 chiude a 368,30. Jordan Hulden, quadruplo e mezzo avanti raggruppato, coefficiente 3,8. Ha un ritardo di 15,80 punti da Lorenzo Marsaglia, è il secondo della classifica. Che recupero! Mamma mia, con la punta dei piedi fuori dal trampolino. Esatto. E sono 4 salti mortali e mezzo da fare. Poi non fa neanche giù delle braccia, guardate, sono basse, le riporta su come se nulla fosse, il tuffo più semplice del mondo e soprattutto rischia addirittura di andare abbondante, è un atleta che deve limitare le sue forze addirittura. 68,40, Lorenzo Marsaglia dovrà fare 52,60 punti e se li rifarà, e se li farà sarà medaglia d'oro. Mette quasi paura a dirlo. Sì, e non attendiamo piano piano il... i tuffi dei nostri. Dutoit, doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, coefficiente 3,4. Buona chiusura per Dutoit. Sì, era leggermente lontano come parabola, non è stato proprio convincente nella parte finale. Qui stiamo vedendo una finale spettacolare, bisogna essere praticamente perfetti durante la fase di carpiatura, di avvitamento, ma soprattutto di entrata in acqua. In questo caso, vedete, l'atleta leggermente si storce proprio nell'entrata in acqua. 64,60 per Dutoit, chiude alle spalle di Hulden e di parecchio, 45,80 punti. Adesso Jonathan Sukov ha inserito il quadruplo e mezzo avanti per questa finale, scartando il triplo e mezzo carpiato che gli aveva fruttato 65,10 punti. È un duello anche fra, è un derby svizzero questo. Dovrebbe fare intorno ai 76 punti per finire davanti a Dutoit.
non ha preso bene la tavola, è molto sofferto come tuffo perché non ha sfruttato l'elasticità del trampolino. Sì, esatto, era arrivato molto indietro sulla, sulla fase finale della rincorsa, poi cerca comunque di trovare una parabola corretta, però vedete anche la raggruppatura è molto larga e ha pochissimo spazio, quindi il tuffo finisce praticamente in acqua. 43,70, è molto indietro. Quadruplo salto mortale e mezzo, avanti raggruppato, coefficiente 3,8, forza Lorenzo Marsaglia. Quadruplo salto mortale e mezzo, avanti raggruppato. E andiamo, andiamo a prenderci l'oro! Andiamo a prenderci l'oro! Grande Lorenzo! Possiamo già sentire l'inno, io dico, perché è stato fantastico e qui si gode giustamente l'applauso. 77,90, supera i 450 punti e va, va dove non è mai arrivato nella sua carriera. Va a raccogliere il frutto di tanti sacrifici. Andiamo a vedere Jack Law, che dovrebbe fare 125 punti, non li fa. Adesso il duello è fra Tocci e Jack Law. Tocci, andiamo a vedere per quel che riguarda Holden, Tocci deve farne di punti per stare davanti a Holden. Lorenzo, però, spettacolare, veramente campione d'Europa, Lorenzo Marsaglia, 48 anni dopo Klaus Di Biasi, campione d'Europa da 3 metri, doppio e mezzo avanti carpiato con 3 avvitamenti per Jack Law, coefficiente 3,9. Era fuori con la punta dei piedi, lo sbaglia, lo sbaglia. Avevamo detto che lui su questi ultimi due tuffi aveva qualche problema, l'ha fatto questa mattina e ha continuato a farlo e adesso siamo in attesa di Giovanni Tocci, facci sognare. Peccato. 46 punti. 4 e mezzo. Jack Law, 46,80, è fuori dal podio. A questo punto tocca a Giovanni Tocci. E 80, 83. No, di più, 85. Sì. Però molti di meno per salire sul podio. Triplo salto mortale mezzo ritornato raggruppato. Vai Giovanni. Sbagliato. Peccato, è rimasto più fermo del solito, sapeva che lui voleva prendere il 9. Sapeva che voleva prendere il 9 per il 7. Bastavano i 7, bastavano. 51 è comunque bronzo. Bravissimo. È comunque bronzo Giovanni Tocci. Bravo, Giovanni. Due italiani sul podio dopo 48 anni. Nel 1974 fu oro Di Biasi, argento Cagnotto. Oggi abbiamo un oro e un bronzo, tutti in piedi allo stadio del Foro Italico ad applaudire una delle imprese più grandi dell'Italtuffi. Vola in piscina anche Benny Molaioli, l'allenatrice di Lorenzo Marsaglia, che è il nuovo campione d'Europa da 3 metri.